Mi chiamo Pevarello Erasma, ma Vicenzina perché mi conoscono per Vicenzina. E il 6 luglio faccio 94 anni. Siccome che avevano preso mio marito, lui era partigiano, e l'avevano portato nelle carceri a Padova, Piazza Castello. E io e un'altra signora, perché avevano maltrattato i nostri mariti, che poi dopo lo dirò. C'era un signore, abbiamo visto questo signore, un uomo, insomma, è venuto fuori di una stradina piccola e mi ha detto: siete sinti? Siete sinti? E io ho detto sì. Allora ha detto: guardi, io vi do una cosa. Era carta tutta piegata, piccola. Avanti qui, poca strada, c'è un paese che si chiama San Giorgio e c'è un campanile vicino, proprio viene quasi fuori, no? Nella strada lì. E lì viene scusate che sono un po' agitata. Lì verrà una persona e vi dirà: siete sinte, e voi gli consegnate questo biglietto a lui. Poi andate via subito, non fermate, non chiedete niente, e noi siamo andati via. Quella la prima volta. Poi dopo si vede che quelli mi conoscevano, nel senso che sapevano che mio marito era partigiano. Sono venuti ancora, sempre dello stesso posto. Invece un'altra volta, l'ultima volta, perché dopo io sono andata dai miei parenti a Brescia, 4, 5, 6 volte. La penultima volta c'era un altro uomo più grande, quello lì era un po' piccolo, quello che prendeva i bigliettini. L'altro mi ha detto: vi ringraziamo perché avete salvato tanta gente. Ci sono stati momenti di grande paura durante questa sua attività di staffetta? Grande paura. Perché aveva grande paura? Perché io dopo ho pensato, perché non ero giovane, però non ero stupida, ma questo qui vedrai che mi dà una cosa che... che sono partigiani, sono gente che combattono, insomma. Ho avuto tanta paura, sì, tanta paura. Ma ero incinta della mia figlia Mirka, di 4 mesi, però ce l'ho fatta lo stesso, sebbene che ho avuto molta paura, perché erano momenti brutti, brutti, brutti. E in quei mesi lì ci sono stati anche dei momenti di felicità? No, dire la verità, quei momenti lì non c'era felicità, perché con la scusa che avevano preso mio marito, che non sapevano dov'era, e ho tribolato tanto per sapere, e avevo molto dispiacere, molto dispiacere. Signora, durante quei mesi della Resistenza, che Italia sognava? Ma a dire la verità, sognavo che quando sarà finito tutto sarà bello, vediamo la nostra gente e i divertimenti, perché noi siamo gente che ci piace l'allegria, siamo sempre contenti, perché noi sinti la guerra non l'abbiamo mai voluta, perché la politica noi non ci interessa, perché siamo un popolo cristiani che non vuole la guerra, non vuole niente di quelle cose brutte lì, ha capito? Ricorda i giorni della liberazione. Allora, adesso le dico una cosa, siccome che la mia figlia Mirka è nata il 13 aprile, è nata in una carovana, di mia mamma aveva la carovana, e l'apparecchio si chiamava Pippo, mitragliava, allora noi è nata che, con una candela, mia figlia, è nata alle 5 della sera, dalla mattina. E quel giorno lì, il 25 aprile,
sentiamo le campane, campane, ding dong, campane che sono. Ma cosa c'è? Dico, perché noi eravamo in un posto con le carovane un po' fuori del paese. Era l'abitudine di noi, perché chiari i cavalli davano in mezzo al campo, mangiavano l'erba, eravamo liberi. E mia mamma dice, figlia mia, perché pregava tanto mia mamma, mi ha insegnato lei di pregare tanto. Ma cos'è mamma, cos'è? Io prendo la mia bambina e vado fuori, andiamo sulla strada, tutta la gente. Il 25 aprile c'è stato l'armistizio e allora noi può immaginarsi la contentezza che si aveva. Adesso siamo liberi, che noi possiamo andare in giro. Dopo la guerra c'è stato qualche volta in cui ha pensato, ma chi me l'ha fatto fare di impegnarmi nella resistenza? Tante volte, purtroppo, perché ci hanno maltrattato sempre noi, ha capito? E allora io avevo anche la rabbia, come dico, mio fratello partigiano, mio marito l'hanno fucilato, l'altro mio fratello partigiano anche lui. Cosa hanno combattuto? Perché hanno combattuto? E che motivo avevano loro a rischiare la vita? Ha capito? Dei ragazzi giovani, dei miei cugini l'hanno uccisi. Due miei cugini l'hanno sotterrati vivi, li giuro davanti a Dio, avevano 21, uno aveva 17, vivi, hanno fatto fare la buca e l'hanno sotterrati. Nella vostra famiglia, immagino, perché lei ha detto mio marito partigiano, arrestato, fucilato, perché è stato fucilato. A Vicenza. Tutti antifascisti. E questo antifascismo da che cosa viene nella vostra famiglia? Ma anche suo papà era antifascista? Sì, era socialista mio padre. E anche a mio padre gli hanno dato l'olio da bere. Mio padre, che ha fatto la guerra del 15-18, mio padre. Gli hanno dato tante botte, in più gli hanno fatto bere l'olio di ricino. Quei assassini sono sempre per me assassini, sempre. Possiamo tornare un attimo indietro? Sì, sì. Torniamo indietro all'arresto di suo marito. Come si chiamava suo marito? Sì. Renato. Renato, il cognome? Aveva di Zolin, era un nome come di Mastini, era lui, ma Zolin operava per... Ho capito. Perché era partigiano, insomma, ma lui era proprio partigiano. Ha combattuto. Si ricorda in quale formazione ha combattuto suo marito? In sì. Quale gruppo? No, loro non... Non avevano un gruppo? No. Era un gruppo di partigiani sinti? Sì, magari c'erano anche gli aghi, ma non hanno voluto che si iscrivano. Ho capito. Non avevano nessuna malignità. Ci parli un po' di questa vicenda. Ah, va bene. Noi eravamo in Lombardia, io e mio marito. Ma lui aveva i zii qua nel Veneto e diceva sempre andiamo nel Veneto, ma dico ma cosa andiamo a fare là? Ma sì, andiamo a fare un giro anche là e siamo venuti nel Veneto. Eravamo lì in un paesino e vedevo che andava sempre via dopo poco che eravamo lì nel Veneto. Ma dove vai? Dico che la sera vai via. Ma sai, andiamo a giocare alle carte, andiamo di qua, andiamo di là. Ma io avevo anche rabbia perché è un mese che siamo di qua e vai sempre via, io sai cosa faccio? Vado a casa mia, ma no, guarda, no, adesso vedrai che fra un po' dopo andiamo. E ci troviamo a Belvedere. Andiamo via di quel paese, eravamo due ville, andiamo a Belvedere. E Belvedere c'erano le giostre, un tirassegno, c'erano dei nostri amici. Siamo lì, tutta questa gente. Tutto da un momento sono lì che parlo con una mia amica, mi giro e vedo venire avanti un camion di tedeschi e una macchina, e davanti alla macchina c'era una persona
con le mani crociate e i piedi. Io, siccome che lì c'era tanti ragazzi anche del paese e c'era di nostri giovani, mi piaceva del correre, io correvo forte anche da piccolo, da grande, correvo forte. E allora mi giro, ehi tedeschi, tedeschi, scappate, scappate. E ho lasciato i giocoli sulla strada perché di scalza. Viene avanti questo, c'era la Topolino allora, quelle macchine piccole, viene giù un tedesco, anche i fascisti, col calcio del moschetto lui mi dà una botta qui nel fianco, che per, c'ho sempre quella cosa, e mi butta dentro di questo fosso, c'era un fosso che c'era l'acqua, e perché tu hai fatto scappare i uomini, no, no, e ho detto di no, ma lui mi ha tirato su un'altra, lì questa mia cugina mi ha tirato su dell'acqua, e vediamo, mi giro, vediamo questa macchina, questo camion, che sempre di Belvedere, c'è una strada che viene qua a Gran Torto, ma non sapevo io questi paesi, vanno giù di lì, io ero già... Però hanno lasciato dei tedeschi lì, adesso vi mettiamo tutti in fucilazione, quel tedesco lì. Dopo un'ora vedo arrivare i nostri uomini, perché quella spia lì è andato a insegnare ai tedeschi fascisti dove c'erano i partigiani, ha capito? E là sono scappati tanti. E tanti l'hanno presi i nostri cinque, dopo gli altri ragazzi, e volevano sapere chi sono quelli che sono scappati, ma loro non hanno detto niente, no, non sappiamo, l'hanno massacrati di botte, sono arrivati lì che l'hanno buttati per terra. Io corro, vedo Renato, mi ha dato due o tre col manganello che avevano sulla vita, e mi sono come inginocchiata, capito? Un cinto aveva fino all'occhio fuori della massacrati. E mentre che vanno via, li caricano, vengono caricati sul camion tutti i nostri feriti, li portano per andare a San Piero in Gù. Dopo due giorni mi informo dove l'hanno portato, non l'hanno portato, l'hanno portati a Cittadella, a Piazzola sul Brenta, sì. E lì nella Villa Monrosini. E io vado dentro lì con questa signora e chiedo, e c'è un signore, un tedesco, un comandante, si chiamava Major, mi ricorderò sempre. Cosa volete? Parlava bene anche l'italiano. Guardi, ciò dico, hanno preso mio marito, vogliamo sapere. Va bene, venite con me. Mentre che noi si andava di dietro di lui, in fondo c'erano tutte quelle stanze che hanno loro tutti di perro, si sentiva gli urli di questa gente che c'era. E io, cosa ho fatto io? Ho gridato, Renato, Renato! E lui mi ha sentito. E in cinto mi ha detto, denimitamer, sa cosa vuol dire? No. Ci ammassano, ha capito? Denimitamer, gridava, e loro gridavo ancora di più, piangevo anch'io. Questo comandante ha chiesto, ha detto che non potete vederli. Lei può immaginarsi com'erano questi ragazzi. Dopo vado via, passa ancora un po' di giorni, e ho sentito che l'hanno portato in carcere nella Piazza Castello a Padova. Quanto loro mi hanno detto che era in carcere, io sono andata. Dice, guardi signora, sì, è qua in carcere, però l'abbiamo mandato fuori a lavorare nella TOT, che allora una volta c'era la TOT. Ma dico, ma dove l'avete mandato? Dietro il Piave, sa che qua nel televisore c'è il Piave. E allora io cosa ho fatto? Siccome che eravamo con i parenti di mio marito, Isii, ho detto, guarda, dico, io adesso vado a trovare Renato, perché l'hanno detto che l'hanno lasciato. Via, 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 sono andata ancora
a casa lì di miei parenti, ho detto non l'ho trovato, non l'ho trovato. Allora cosa ho fatto? La mattina dopo sono andata a Padova e mi hanno detto che l'hanno portato, mandato in Germania. Mandato in Germania. Invece era già ammassato. Lui era già, perché hanno fatto saltare il ponte della ferrovia di Vicenza. È morto un tedesco, muore un tedesco e ne prendono 10. Senta bene, poi passa la guerra, pensavo che era in Germania, passa la guerra, come ho detto mio fratello Girde era qua partigiano sull'altopiano, lui sapeva che era già morto mio marito, però non poteva andare fuori. Appena finita la guerra lui è venuto a trovarci, che eravamo in Lombardia con la mia mamma, ha detto per mia mamma, mio papà, guarda che Renato l'hanno ucciso, e si trova a Vicenza. Non solo mio fratello era partigiano qui, mia cognata, la sua moglie, avevano una casa qui a Oderzo, perché l'hanno preso, lei è andata a una casa, aveva sotto di lei 4-5 ragazzi, uomini, e li ha vestiti di donna, e l'ha salvati lei, mia cognata Celestina. Tutta la vostra famiglia? Sì, tutti, tutti, perché mio fratello Renzo, anche lui, tutti, guarda, guarda, tanti sinti. La gente che sono stati prigionieri di quei posti lì che uccidevano. Si riferisce ai campi di concentramento? Sì, i campi di concentramento. C'erano tanti sinti. Una signora, dopo dei sinti che sono stati vivi, giovanetti che hanno detto la sua storia, ma quella gente che sono stati vivi dicevano che maltrattavano di più erano i zingari, rom zingari, buttavano parari i bambini, poi li uccidevano, ha capito? È storia questa, non è bugie, perché anche quel signore che conta sempre la sua storia, poverino, delle sorelle, io pianto più di una volta con lui, anche lui diceva quella parola, i zingari buttavano parare i bambini e li uccidevano, di scalzi, in mezzo, allora gli altri avevano il grembiule a righe, loro li avevano marrone, e il significato era che era fango. Significato fango, vedeva questi bambini, ha detto camminare di scalzi, nudi in mezzo al fango, e come loro li bruciavano vivi, andavano giù, non venivano più su. Nella vostra comunità il fatto che una donna desse un contributo alla resistenza veniva accettato normalmente? Sì, ma loro... La donna ha sì, un ma dopo io non ho mai. Io la mia storia l'ho contata a fare il libro, ma tanti non sapevano niente di me, perché i miei genitori, i miei fratelli, ma non ho mai detto questo, non ho mai. E finita la guerra, le è stato riconosciuto il sacrificio di suo marito? No. No? Mia figlia, siccome che il mio marito non eravamo sposati, perché noi sinti si usa a prendersi, tutta la vita stiamo assieme come i colombi. Ah. E allora poverino lui l'hanno preso, come le dico, che è nata la bambina, sono andata a battezzarla, ma però in comune hanno messo figlia di Pevarello mio, io. Ci può salutare nella sua lingua? Ua? Par carauto mi but, fai toima e nina io fai toima. Ti saluto tanto, te mi piaci, lei mi piace.